scusa, ci penso io. Sì, grazie al dottor Filandino per averci illustrato un po' quali sono le novità sulla normativa riguardante il sistema portuale. La materia è molto vasta e meriterebbe altro che una mattinata. D'altra parte però il tempo è tiranno, ci sono altre presentazioni. Quindi intanto penso che Paolo, il dottor Filandino, ci lascerà la sua presentazione che poi metteremo sul nostro sito, quindi chi ha la voglia di approfondire la materia lo potrà fare. E darei la parola adesso al dottor Stefano Gazzano dell'autorità portuale, nonché rappresentante autorità portuale di Civitavecchia, nonché rappresentante per Assoporti nella Commissione Sviluppo Sostenibile di ESPO. ESPO che è la European Seaports Organization. A te la parola, Stefano. Grazie. No, vai qui, la presentazione. Così, ecco. Mezzo presentazione, la metti in schermo intero. Presentazione e poi una volta la comunicazione e la ripazio. Qua. Perfetto, ok. Ok, poi per mandare avanti. Ok. Sì, con il mouse o la rodellina. Grazie. Grazie. Buongiorno. Sono Stefano Gazzano, come detto dall'ingegner Leonardi, dal 97 sono dirigente presso l'autorità portuale di Civitavecchia, dopo 20 anni trascorsi nelle capitanerie, quindi diciamo con una visione abbastanza globale della situazione. Ho preparato diverse slide che chiaramente non andrò ad illustrare tutte quante, ma saranno poi sul sito dell'ISPRA per eventuali approfondimenti. Anche perché molte cose sono state dette da chi mi ha preceduto adesso come relatore. Assoporti l'ha già spiegato benissimo il dottor Ferrandino come segretario generale, con gli organi li ha già detto, gli scopi. Sugli scopi mi vorrei soffermare su una parte diversa, perché Assoporti serve anche come ausilio, come aiuto agli associati e non solo, per tutto quanto il know-how, il database, per position papers. Cioè noi molte volte quando abbiamo delle problematiche e vogliamo avere una visione globale della problematica, ci rivolgiamo ad Assoporti, la quale fa da coordinatore, ci indirizza e ci mette a disposizione sia il know-how che tutto il personale e le commissioni tecniche che vengono formate di volta in volta. Poi noi riusciamo a spendere questo tesoro, questo patrimonio culturale sia al nostro interno che portarlo in Europa, perché il problema più grosso è poi andarci a confrontare in Europa, dove sono già organizzati e dove hanno delle problematiche e delle peculiarità differenti dalle nostre. Infatti, come è stato detto precedentemente, i nostri porti sono circondati dalla città, mentre se invece andiamo, che so, nei porti del nord, vediamo che hanno un retroterra molto ampio, quindi anche i problemi ambientali nostri sono ben diversi dai loro. Loro possono lavorare tranquillamente perché non hanno le abitazioni, perché loro non hanno una port community così inserita in un contesto antropico. Hanno, non voglio dire il deserto, ma hanno un grossissimo retroterra e quando hai un retroterra così puoi lavorare tranquillamente e poi creare tutte le infrastrutture che reputi necessarie. Quindi salto gli scopi a Assoporti e parliamo un attimino di che cos'è ESPO. ESPO è stata fondata nel 1993 in Bruxelles. In realtà ESPO è nata da un progetto finanziato dall'Europa, un progetto chiamato ECOPORTS. Questo progetto ECOPORTS ha trovato al suo interno diversi soggetti pubblici che a un certo punto hanno detto: ma perché dobbiamo disperdere questo patrimonio, soprattutto di conoscenza e di senso positivo di lobby? Continuiamo a lavorare insieme. Ed allora è stato creato ESPO. Quindi in un primo momento c'era il cappello di ECOPORTS che copriva ESPO. Adesso si è rovesciata la cosa, come andremo a vedere dopo. Cioè,
Expo, l'European Sport Organization, che è l'organizzazione vera e propria strutturata ad ampio livello, che al di sotto ha questo Ecopos, e dobbiamo dire che Ecopos è andato a morire ed è stato proprio grazie ad Assoporti che siamo riusciti a farlo rivivere, soprattutto in termini di incontro, perché era rimasta solamente un'associazione a livello internet, a livello di web. Adesso riusciamo ad incontrarci una volta all'anno e scambiarci il know-how. Quindi è l'interfaccia principale tra i porti marittimi europei e le istituzioni europee di policy makers e rappresenta a livello politico europeo le autorità portuali, le associazioni portuali dei 23 stati membri della Norvegia, ed abbiamo anche degli osservatori. Prima dei noti problemi la Tunisia aveva chiesto di entrare a far parte di questi osservatori. Come vedete, come membri effettivi ci sono molte associazioni portuali, però Belgio, Estonia, Germania, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia e Slovenia sono rappresentati direttamente dai loro porti. L'organizzazione comprende un'assemblea generale, un comitato esecutivo e gli 8 comitati tecnici. Inoltre vengono creati ad hoc, a seconda delle problematiche, ulteriori comitati tecnici in base alla materia che viene trattata. Le raccomandazioni dei comitati tecnici vengono poi sottoscritte dal comitato esecutivo. I comitati tecnici, come vedete, sono questi 8 qua. Assoporti è presente con suoi rappresentanti in tutti i comitati ed anche nelle massime assemblee. Quello di cui ci andremo ad occupare oggi è il Comitato Sviluppo Sostenibile, che è il numero 8. Numero 8 anche perché è stato creato per penultimo. La dichiarazione di Expo è di influenzare la politica dell'Unione Europea al fine di ottenere un settore portuale europeo sicuro, efficiente ed ambientalmente sostenibile. Come vedete, il primo punto proprio è stato mutuato dagli scopi del progetto Ecoports ed operare come elemento chiave in un settore dei trasporti dove prevalgono per quanto possibile condizioni di libero mercato senza alcuna distorsione dello stesso. Questo perché? Perché deve rappresentare tutti i porti dove c'è uno squilibrio tra i porti del nord e i porti del sud, sia per quanto riguarda le possibilità economiche che per le peculiarità, come ho detto prima. Infatti quando andiamo a queste riunioni ci troviamo sempre noi con la Grecia a dover andare a discutere con i porti del nord. Quando c'è una proposta succede sempre che noi vediamo che Olanda, parlo in senso positivo perché è da ammirare questa cosa, Olanda, Belgio, Francia, Germania già arrivano con una proposta. A livello Expo si dice, va bene, allora chi vuol far parte di questo comitato e parlare? E loro ci hanno pronto la lista di nomi. Noi a un certo punto abbiamo cominciato a dire un attimino, vediamo un po' anche di equilibrarci questo, e adesso non succede più, viene tutto quanto concertato. Ma non lo sto dicendo in maniera negativa, lo sto dicendo perché hanno un approccio diverso da quello che avevano noi all'inizio. Ma loro sono partiti con anni di vantaggio e con un vantaggio sia a livello professionale che a livello economico e anche di strutture nonché di territorio. Il ruolo Expo, e adesso è inutile che vado a elencarlo tutto, comunque assiste gli associati così come fa a Assoporti, e poi è un punto di interfaccia sia con i policy makers che con gli stakeholders che con tutti coloro che vogliono interfacciarsi, non ultimi studenti, professori e universitari. Hanno anche loro un know-how acquisito ed un database grazie a tutti i dati che gli vengono mandati dagli associati che sono disponibili. Hanno un sito web www.expo.be, perché stanno in Belgio, dove tutti questi dati sono pubblici e dove si troveranno molte pubblicazioni che adesso andiamo a vedere. Gli obiettivi chiave, va bene, li saltiamo, tanto poi questi qui si trovano sul sito, possono essere visti. Però un punto maggiore sul quale si è dato approfondimento sono il livello ambientale e standard di sicurezza, perché ci si tiene anche a garantire degli standard che prima erano differenti da Stato a Stato, perché sempre mutuato dal progetto Eco, forse si vuole andare un pochino oltre dall'osservare la legge. Cioè se la legge stabilisce dei parametri, noi dobbiamo cercare di fare qualcosa in più. Quindi ci ripetiamo un'altra volta, attualmente ci sono 8 porti di 23 stati diversi. I porti italiani li ho messi salendo da nord verso sud e quindi sono Genova, Piombino, Civitavecchia e Salerno. L'Ecoports Network, appunto, come dicevo prima, all'interno di Expo, chi vuol far parte anche di questo ulteriore network deve preparare determinata documentazione. Questa documentazione è un'autodiagnosi che ora andiamo a vedere.
ha avuto molto successo, era partito bene come progetto, mi sembra nel 99 stavamo con l'ingegnere Alfredo Leonardi quando abbiamo visto l'inizio di questo Ecoports ad Amsterdam. A un certo punto è sceso l'interesse e poi è rinato ed attualmente appunto 80 porti in 23 stati diversi è un buon successo. L'Ecoports Network ha creato due strumenti, il sistema dell'autodiagnosi ed il PERS, che sono strumenti che assistono attivamente i porti nella gestione ambientale e sono soggetti a continui sviluppi e perfezionamenti. Il metodo dell'autodiagnosi serve per analizzare da soli come sta operando un porto e qual è la sua organizzazione. Una volta che è stato sviluppato questo documento, si può accedere al PERS, che è una certificazione ambientale che va ad aggiungersi all'EMAS e all'ISO 14000. Il sistema di autodiagnosi è una metodologia molto semplice, appunto, sia in termini di costo che tempo. Sono degli stampati da riempire con delle crocette da mettere o da togliere e per scrivere brevissime notizie, come andiamo a vedere. È un documento confidenziale, le risposte non vengono rese pubbliche perché un porto per fare un sistema di autodiagnosi non deve dire solamente le sue eccellenze, ma deve anche andare a spiegare quali sono le difficoltà che ha incontrato e se ha incontrato delle difficoltà deve anche spiegare perché non è riuscito a risolvere quelle problematiche e questo serve ad esempio anche per gli altri. Lo andiamo a mettere in questo SDM, nel sistema di autodiagnosi. Questo sistema di autodiagnosi poi può essere valutato dal management di Ecoports, dove c'è un professore Chris Wooldridge, che è l'ex rettore dell'Università di Cardiff, e viene restituito con alcuni commenti. Poi tutte queste notizie vanno a far parte del database di ESPO, che serviranno poi per fare tutti quanti gli aggiornamenti che servono e per poter andare a parlare con i politici, con i policy maker, eccetera, per andare a discutere di leggi. Perché tutti questi dati, tutte queste problematiche, oppure tutte le migliori pratiche, le best practices, servono come punto di partenza per un discorso anche a livello politico-economico. Questo è un esempio dell'SDM, come vedete è molto semplice. Il porto ha una politica ambientale, sì o no? Si risponde sì o no? Oppure si salta? Quindi è semplicissimo, è intuitivo. E guardate, noi a Civitavecchia, che è un porto piuttosto grande, lo abbiamo fatto, diciamo, in una mattinata lo abbiamo riempito, perché poi alcune cose che mancano servono anche come suggerimento per implementare la prossima organizzazione. Quindi, come vedete, problematiche ambientali, ma più che problematiche, argomenti ambientali. Qui mettere un flag oppure toglierlo. Monitoraggio. I porti hanno un programma di monitoraggio, sì o no? E si va a vedere su quali materie c'è questo monitoraggio. Oppure quali componenti all'interno di questo monitoraggio stesso. Quindi preparato questo documento, ora io ho preso 3 pagine solamente, ma sono una decina di pagine, preso questo documento, lo si manda al management di Ecoports. Poi volontariamente si può ottenere o meno questo PERS, che è l'unico standard di gestione ambientale specifico per il settore portuale, perché l'ISO 14000 e l'EMAS sono più generali. Trae origine dal lavoro svolto dai porti stessi, come abbiamo visto dall'SDM, incorpora i principali requisiti riconosciuti dagli standard di gestione ambientale, quindi sono andati a prendere da EMAS e da ISO 14000, ma più dall'ISO 14000, quali sono i parametri da poter inserire. La sua implementazione può essere certificata indipendentemente dall'Oid Register, che vi dico quanto vuole, 400 euro più le spese di viaggio. È uno strumento credibile e facile da usare, anche qui non ci vuole molto tempo per preparare, e fornisce elementi chiavi come per la dichiarazione ambientale per avere un quadro più generale. Ecco un esempio di porto del PERS. Come vedete c'è una dichiarazione ambientale, un registro degli aspetti ambientali più importanti, una documentata relazione su chi sono i personaggi chiave nel controllo ambientale all'interno del porto, quali sono tutte le dichiarazioni di conformità per i vari aspetti, un rapporto ambientale e poi esempi di best practice.
questi esempi di buone pratiche è una cosa che è sempre stata molto importante. Quando c'era la EcoPorts Foundation vigente, adesso non c'è più perché è stata inglobata, per poter far parte della EcoPorts Foundation era fondamentale portare nel database dell'EcoPorts Foundation stessa due esempi di buone pratiche, oppure due esempi del perché non si era riuscito a risolvere un determinato problema. Qui è mi ci devo soffermare un attimo. Questi sono gli argomenti in evidenza presso il Comitato Sviluppo Sostenibile, che ci stanno dando molti problemi, perché ci andiamo ad inserire in varie direttive europee recepite dalla legislazione nazionale nel modo più disparato a seconda dei paesi, ed alcune parti ancora non sono aggiornate. La prima è quella che sta creando più, non dico problemi, ma più ci sta impegnando di più, è la direttiva relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo. Addirittura a livello di Comunità Europea è stato creato un gruppo di lavoro che si chiama ESSF, che sta lavorando con 7 commissioni, dove a supporto è presente in 2 di queste. E si pensava che i lavori dovessero finire, invece c'è stato un ulteriore incremento e si continuerà a lavorare. Poi c'è la direttiva relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico, direttive relative alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatica e alla conservazione degli uccelli selvatici, la direttiva relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici, che è una direttiva che ha 5 argomenti sottesi, quindi immaginate andare a regolamentare tutto, la direttiva che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, quindi dragaggio e la Water Framework direttiva, lo studio sul regolamento relativo al riciclaggio delle navi, poi una proposta su provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolati inquinanti prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali. E anche qui ci stanno delle difficoltà, perché le due stesse categorie, due differenti direttive, diventa un po' difficile andare ad amalgamare il tutto. Poi si sta parlando delle emissioni di gas ad effetto serra, c'è un'idea per estendere le Sulfur Emission Control Areas a tutti i paesi del Mediterraneo. Poi una proposta per l'Hydrogen Emission Control Areas in tutto il Baltico e tutto il Mar del Nord, poi differenti oneri per quanto riguarda i porti in base all'ambiente, cioè chi più è rispettoso dell'ambiente paga meno oneri a livello privato, e questo qui potrebbe creare delle distorsioni di mercato. E poi ci sono dei progetti sul quale non mi dilungo, sui quali sta lavorando ESPO, che sono progetti che servono per avere degli indicatori ambientali che poi verranno utilizzati per ulteriori pubblicazioni e per eventuali position papers. Rapidamente, la missione di ESPO viene integrata alla predisposizione di vari documenti. Questi documenti sono degli annuali, dove ogni anno viene riportato tutto ciò che ha fatto ESPO, dei codici di buona pratica, statistiche, guide e un documento e un premio annuale ambientale che è molto interessante, perché tutte le autorità portuali che hanno avuto un'idea di buona pratica partecipano a questo premio. Quindi a fine anno c'è un bel pamphlet dove vengono riportati tutti questi esempi di buona pratica che possono essere presi come spunto per eventuali lavori nei relativi siti. Le pubblicazioni che stanno per essere emanate in questo momento: i trends nel port governance nel 2016, un codice di buone pratiche per i porti croceristici e passeggeri, una position papers su general block exception for ports, quindi praticamente sugli aiuti di Stato, e una position paper sulla quella che abbiamo visto, la review sul Port Reception Facilities Directive. Dovrebbero essere pubblicate entro un mese e saranno disponibili sul sito di ESPO. Questa è la copertina del rapporto annuale 2014-2015, dove come esempio ho preso solamente una pagina, quella relativa al Comitato Sviluppo Sostenibile, dove vedete ci sono tutti quanti riportati le maggiori attività e i maggiori argomenti che sono stati presi in considerazione. Questo è il codice di pratica sull'integrazione sociale dei porti, che è nato tutto quanto dalle compliance, dalle problematiche con le port community, quindi loro le chiamano le good relationship tra il porto e i suoi vicini, perché è molto importante andare d'accordo con tutti, sia con chi lavora in porto che chi il porto, tra virgolette, lo deve subire.
Questo è il codice di pratica sul Birds and Habitats Directive, quindi il progetto Natura. E poi adesso andiamo a vedere rapidamente due pubblicazioni che sono delle guide. La prima è sul rumore. Il rumore è nato in base ad un progetto NOPEPORS che aveva come obiettivi la riduzione del rumore, la riduzione dei problemi di salute delle persone che vivono intorno all'area industriale portuali, la minimizzazione dell'impatto ambientale delle attività economiche, la riduzione dei fastidi correlati al rumore e lo sviluppo di tecniche e metodi innovativi integrati da portare all'attenzione della comunità europea come suggerimento per una più efficiente politica ambientale. Questo è nato per le proteste di chi viveva intorno ai porti. Quindi le proteste di chi viveva intorno ai porti ha creato ad Amsterdam un momento di riflessione e quindi il porto di Amsterdam ha deciso di portare avanti questo progetto. Questo progetto abbiamo fatto la mappatura dei porti, abbiamo visto quali sono le maggiori problematiche, abbiamo visto qual era la legislazione sul rumore, che ci ha creato molti problemi, perché ad esempio nel porto si può produrre un rumore inferiore a quello che si produce che sono nelle ferrovie, quindi c'era l'assurdo che un treno che passa con i binari dentro il porto può produrre un rumore maggiore del porto stesso. Quindi abbiamo dovuto lavorare molto ed è stata creata poi questa buona pratica. Da questa buona pratica è stata finalizzata il management del rumore, è stata compilata appunto per facilitare l'interpretazione della direttiva rumore dalla quale abbiamo rilevato queste problematiche e questa discrepanza, fornisce una guida corredata di buoni esempi e si articola in 6 passi successivi, quindi bisogna prendere in considerazione per chi ci vuole lavorare. Prima la situazione geografica, poi che cosa succederà su quelle aree, l'inventario delle fonti di rumore, il modello e la mappatura del rumore e il piano d'azione. Il modello e la mappatura del rumore si trovano già direttamente nelle linee guida che trovate appunto sul sito di ESPO. Questa qui è la guida verde ESPO, e la traduzione l'hanno fatta il dottor Ferrandino e i suoi collaboratori, e l'hanno tradotta in italiano perché ha riscosso molto successo dalle nostre parti. È un lavoro che è nato nel 94, ha avuto numerose implementazioni perché, come potete capire, la sostenibilità ambientale è molto importante e sono sfide sempre continue perché, come vedremo dopo, se oggi magari c'è il problema, che so, delle emissioni, domani il problema maggiore potrebbe essere il dragaggio, dopodomani potrebbe essere l'acqua, ed allora c'è bisogno di un continuo aggiornamento e qui troviamo come poter affrontare queste problematiche. Quindi gli obiettivi sono definire una visione comune rispetto alla sostenibilità ambientale, promuovere gli sforzi dell'autorità portuale europea nel campo della gestione ambientale, dare prova dei progressi compiuti dal settore portuale, perché è importante sia per le port community che per le città che vivono intorno dover dire: guardate che stiamo lavorando, abbiamo questi obiettivi. E comunque è molto importante anche la consultazione, perché è stato deciso che quando ci sono delle sfide ambientali così forti da dover gestire, c'è una consultazione non solo con gli stakeholders a carattere, diciamo, economico, ma anche con la cittadinanza. Quindi, come ci si arriva? Un raggiungimento volontario, perché non avremo bisogno delle guide, basta rispettare la legge ci dà dei parametri, noi rispettiamo quei parametri, ci alziamo le mani e diciamo va bene, no, vogliamo fare un qualcosa di più, qualcosa di condiviso per tutelare comunque sia la salute pubblica che gli interessi commerciali, perché dobbiamo anche pensare a chi nei porti ci lavora e alla concorrenza, perché ripeto, se andiamo a vedere in Olanda il problema ambientale è molto minore del nostro. Se fate caso, quando andiamo ad atterrare con l'aereo ad Amsterdam vediamo prima il deserto e poi l'aeroporto, andiamo ad atterrare a Roma vediamo case, vediamo di tutto. Quindi è molto importante creare uno staff ambientale anche, mentre prima l'ambiente magari in alcune autorità portuali, in alcuni soggetti veniva trattato da una persona eccetera che lavorava su tutto, adesso no, sono stabiliti i compiti, chi fa che cosa. E poi garantire la massima trasparenza, tant'è che se andiamo nei siti dell'autorità portuale troviamo sempre una parte della trasparenza dedicata all'ambiente. Come è stata creata questa Green Guide? Secondo gli studi fatti da Cardiff, dall'Università di Cardiff, ha preso queste 5 E: esemplificare, consentire, incoraggiare, coinvolgere ed implementare. Quindi fungere da esempio nei confronti della port community, perché se noi come autorità portuali diamo un buon esempio, sicuramente chi lavora con noi, chi interagisce con noi, seguirà questo buon esempio.
consentire e garantire condizioni operative e infrastrutturali che consentano agli utenti di migliorare le loro prestazioni ambientali. Certo, uno sforzo dobbiamo fare anche noi, creando delle infrastrutture a disposizione di tutti a protezione dell'ambiente. Che so, ad esempio le barriere antirumore, faccio un esempio. Quindi noi mettiamo le barriere antirumore, ma voi provvedete nel vostro interno ad agire in modo di creare il meno rumore possibile con macchinari idonei e con attrezzature fonoassorbenti. Incoraggiare, incentivare gli utenti orientati verso un cambiamento comportamentale che porti ad un miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali. Coinvolgere tutti, tutti, nessuno escluso, nel nostro progetto e nella nostra politica. E poi fare uso di meccanismi che utilizzino buone pratiche ambientali e, ove possibile, garantirne la conformità. Quindi, la gestione delle principali priorità ambientali sono la gestione della qualità dell'aria, il risparmio energetico, gestione del rumore, gestione dei rifiuti, gestione delle acque. In questo momento sono questi. Ci sono due esempi molto importanti, uno di buone pratiche ed uno della legislazione europea. Così chi va a studiare questa materia trova anche tutte le leggi di riferimento. Questo è l'esempio della top 10 delle priorità ambientali. Come vedete, dal 1996 al 2013 sono cambiate moltissimo. Quando prima, nel 96, al primo posto delle problematiche era lo sviluppo dei porti, adesso troviamo la qualità dell'aria. Io ho finito, sono stato molto sintetico, però potete approfondire eventualmente.